Non accetto queste fake news che escono. Ho le prove in questo telefono che la mia trattativa con la Pescara Calcio, quindi con il presidente Sebastiani, è iniziata 5 giorni fa. Io prima di 5 giorni fa non ho mai sentito nessuno, tantomeno il presidente, riguardo un approccio nei miei confronti. Non è mai esistito. I messaggi sono qui, ho le prove. Alla prossima volta che vedo una cosa del genere scritta, agiremo per vie legali, perché non accetto questa cosa qui, non accetto nessun tipo di illazione verso la mia persona e verso la mia professionalità. La mia scelta verso Pescara è stata una scelta estremamente ponderata. Ma quello che mi ha fatto fare la scelta definitiva è stata assolutamente la consapevolezza di avere un ambiente, e in questo momento per ambiente intendo la società, una società, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente che mi conoscono bene e che penso che possano anche proteggermi nei momenti normali che ci saranno di difficoltà che ci sono per tutte le squadre, ma che evidentemente se credo in un allenatore possono supportarlo e difenderlo in alcuni momenti. In questo momento siamo in totale ricostruzione e quindi non ci può essere obiettivo in questo momento. Il nostro unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il presidente, correggimi se sbaglio, e provare a giocare a calcio, a giocare bene a calcio. Io penso che questa sia la priorità. Poi i risultati che avremo non lo so, perché dipenderà da quello che riusciremo a fare, dal mercato e da quant'altro, ma la mia priorità è cercare di dare un'identità, di giocare bene al calcio, di divertirci noi in campo e di far divertire la gente che spero che torni allo stadio, se no la vedrà in televisione, però bisogna dare un senso a questo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Tra me e Giorgio c'è un rapporto di stima perché abbiamo lavorato insieme, perché lui conosce me, io conosco lui e quando abbiamo lavorato insieme abbiamo lavorato bene, al di là dei risultati, al di là dei risultati. E abbiamo lavorato bene perché abbiamo un feeling di calcio, ma probabilmente vediamo il calcio alla stessa maniera. Lui capisce me, sa cosa voglio, tant'è che il più delle volte Giorgio non gli faccio i nomi precisi dei giocatori, ma gli chiedo un determinato ruolo e poi è lui che mi indirizza verso i nomi.